Domenica 9 settembre 2018, Bergamo Sport News è ad Ardesio per la piccola Monte Carlo, una gara di kart per le vie del paese. Bergamo Sport News, sempre in pole position. Con Simone Bonetti, presidente della Proloco di Ardesio, e a lui chiediamo un commento su questa edizione 2018 della piccola Monte Carlo di Ardesio. Allora, tutto ok, devo dire che quest'anno il tempo ci ha graziato, perché di solito sono, diciamo, 4-5 anni che prendiamo brutto tempo. La 13ª manifestazione è andata e sta andando e al meglio, è tutto secondo i piani. Abbiamo una 50ina di piloti che stanno, diciamo, gareggiando su Ardesio, partendo dai 50 centimetri cubici, 60, 100 raffreddamento ad acqua, i KZ e i 125 tag. Quindi, diciamo, sono 5 le categorie rappresentate, e poi da un paio d'anni, e quest'anno ancora stanno facendo un grande spettacolo, abbiamo anche i kart storici che stanno raccontando, diciamo, un attimino la storia del kart, la storia, l'evoluzione di questo mezzo dagli albori, i primi anni, i tempi di Tazio Nuvolari, per dire, arrivare ai giorni nostri. Devo ringraziare un po' tutti i volontari sul circuito, perché ovviamente l'organizzazione comprende una 60ina di persone, e devo ringraziare i piloti che hanno scelto ancora questo weekend di passarlo ad Ardesio, e in sostanza per divertirci, che è la cosa più importante. La manifestazione è giunta alla 13ª edizione e speriamo nel tempo di portarla avanti ancora, perché per Ardesio rappresenta un appuntamento motoristico importante e che sta dando lustro al nostro paese, insieme a tutte le altre manifestazioni che la Proloco di Ardesio organizza durante tutto l'anno, partendo da gennaio, arrivare a settembre, e la piccola Monte Carlo chiude, diciamo, l'impegnativa stagione estiva che ci ha visto protagonisti in questo 2018. Grazie a tutti. Emanuele, in ordine.